Videocamera a infrarossi, visione notturna e sensore termico. Oggi vi parlo di un cellulare molto particolare. Mi sa proprio che finalmente hanno inventato il telefono per noi pescatori, per i cacciatori e per chi è amante della natura. È ovvio che non è che ci dovete andare a rompere le noci o lo dovete infilare nell'acqua. Però una cosa così, ma quanto fa comodo quando andate a pesca, andate nella foresta, vi piove sopra, vi cade il telefono sulle rocce? Ecco, oggi voglio farvi la recensione di questo telefono qui. Oh ragazzi, io non sono un espertone di tecnologia e questa è la prima volta che faccio una recensione di questo tipo, però mi fa piacere magari portarvi un prodotto che potrebbe interessarvi. Mi ha contattato la Doji qualche tempo fa per chiedermi di fare la recensione di questo cellulare qui, il Doji V31 GT. Un telefono che sembra veramente disegnato per gli appassionati di outdoor e oggi vi spiego qualche caratteristica. Allora, dopo aver tolto ciotolo e ciotoline, voglio però fare una premessa. Secondo me, per poter fare la recensione accurata e onesta di un oggetto, bisognerebbe utilizzarlo per qualche mese. È ovvio che con i telefoni appena usciti questo è impossibile. Quindi io vi lascerò il link con codici sconto, la descrizione dell'oggetto e tutto quanto. Però mi raccomando, anche voi date un'occhiata alle recensioni di chi magari l'ha provato o l'ha acquistato per stare un po' più sereni. Stiamo comunque parlando di un cellulare che costa tra i 5 e i 600 euro, poi col codice sconto vi costerà ancora di meno, soprattutto in queste settimane. Ora, la cosa interessante, tutto il telefono diciamo avviene con questo pacchettino qui giallo. Nel pacchetto c'è lo schermo protettivo che dovete mettere da voi e se lo fate come me siete pessimi, perché io ragazzi questa è una cosa che non sono in grado di fare. Ogni volta ci lascio la polvere, faccio un macello e viene uno schifo di lavoro. Quindi fatelo fare a uno bravo o a una donna che sono più bravi di noi uomini a fare queste cose qui. Ora dentro c'è tutto, diciamo, il kit per poter mettere il salvaschermo, c'è il manuale di istruzioni e il caricabatterie, che non in tutti i telefoni si trova. Ora, il caricabatterie è grande perché è un caricabatterie veloce. In effetti il cellulare l'ho scaricato completamente e si è ricaricato, diciamo, in circa un'oretta. Dopo 15 minuti era circa al 35% e quindi è reale quello che dice la casa. Ora, il telefono, se vogliamo parlare, diciamo, di pesi, è un telefono che pesicchia 396 grammi contro i 258 dell'iPhone che sta registrando questo video. È ovvio che il peso è dovuto a diversi fattori. Il primo è che ha una custodia integrata, come vedete, diciamo, una custodia solida, quella con cui ci potete rompere le noci e che vi consente di lanciarlo da 1,5 metri di altezza. Io l'ho fatto, il telefono non si è fatto assolutamente niente nonostante non avessi ancora messo il salvaschermo. Inoltre ha una batteria bella capiente, parliamo di circa 10.800 mAh. Cosa vuol dire questo? In soldoni, se lo utilizziamo normalmente, dovrebbe durare 3-4 giorni. Io in effetti, appena mi è arrivato, l'ho lasciato in stand by, ho fatto qualche video, senza caricarlo, quindi stava comunque era un po' scarico, è durato una ventina di giorni, dico la verità. Quindi la batteria è grande, comunque il peso c'è. Però è ovvio, se no non potrebbe essere water resistant, waterproof, non resisterebbe la polvere, bla bla bla. Sistema operativo Android ha sia riconoscimento facciale che riconoscimento con l'impronta digitale e funziona anche sott'acqua, l'ho provato prima nella ciotola, quindi se vi cade il telefono volete sbloccarlo, funziona. Infatti ho visto che c'è una funzione che è anche fotografia subacquea, proprio perché ci sono anche dei video che girano online dove comunque lo provano anche in piscina per fare video, però secondo me non è il suo utilizzo, eh. Cioè va bene se vi cade nella pozzanghera a mare, magari lo sciacquate con l'acqua dolce, però non è che ci andate a fare un video subacqueo. Ora, la cosa interessante, poi vi parlo della vera figata del telefono, ovviamente ci sono tutta una serie di attrezzini molto interessanti, dalla bussola al rilevatore di suoni. Questo potete utilizzarlo contro la vostra famiglia, se avete figli, figlie, mogli, quando urlano gli mettete questo, 120 decibel, lo potete far ricoverare in ospedale e anche citarli, diciamo, per danni, perché urlano troppo. Ci sono un sacco di cose veramente interessanti, come ad esempio la lente di ingrandimento. La memoria espandibile, ovviamente qui c'è l'alloggiamento, se riesco ad aprirlo, sia per la SIM che per la memoria aggiuntiva. La cosa figa è che tutti, diciamo, gli accessi sono coperti, quindi anche l'accesso alla carica, che è questo qui,
come vedete è stagno, proprio per impedire sia che l'acqua, ma soprattutto che la polvere vadano dentro. Questa è una cosa importante, ma la vera figata sta qui dietro. Ora vi faccio vedere le immagini. Ho 3 fotocamere Sony, vi lascio giudicare a voi le immagini, vi lascio qualche immagine fatta direttamente col cellulare, magari anche parte di questo video, ma la vera figata è la fotocamera termica e la videocamera a infrarossi. Ora, la cosa veramente interessante è che selezionando la temperatura media dove ci troviamo, possiamo vedere quella degli oggetti che ci circondano. Ora, avevamo utilizzato il forno circa un paio d'orette prima, ma comunque il forno era rimasto caldo. Vedete, all'esterno 32 gradi, all'interno invece 54-56. È abbastanza accurato, eh? Anche la pentola che era stata sul fuoco, come vedete, è più calda rispetto all'ambiente circostante. Ora, le immagini le ho riprese al buio, ma comunque non fa differenza. Vedete la mia mano, 36 gradi e 4, abbastanza precisa, devo dire, e abbastanza spaventoso questo tipo di riprese, perché se riprendete il fantasma è finita. Anche l'asciugatrice è un po' più calda dell'ambiente esterno, perché aveva appena fatto sostanzialmente l'asciugatura dei panni, e vedete il tavolo dove abbiamo mangiato. Poggio la mano e la figata è che anche, diciamo, il calore della mia mano scalda il tavolo sottostante. Nella ciotola, come vedete, le castagne fatte da una mezz'oretta mi piacciono un po' più fredde, perché sennò mi ustionano, che dopo mi mangerò tutte quante. Alexa, che è, diciamo, un po' più calda, e le prese e... Alexa, non ti ho chiesto nulla. Come vedete, la TV, Eva che sta guardando il cellulare, 36 gradi, più o meno ci siamo, ogni tanto da 24, non sta morendo, è tutto normale, il modem che non funziona ma che comunque, diciamo, ha temperatura, quindi come vedete è molto molto simpatica la situazione. Ora, un'altra cosa molto interessante è questa, è la visione notturna. Come funziona la visione notturna? Vedete, ci sono queste due lucine qui dietro, non sono altro, diciamo, che due luci sostanzialmente a infrarosso, che, diciamo, con quella poca luminosità che danno riescono ad attivare questo sensore, che riesce comunque a percepire la scarsa luce che fanno. Ho registrato queste immagini utilizzando l'altro cellulare e registrando lo schermo del Doji. Ora, avrei voluto con tutto il cuore mettervi il video preso direttamente dal telefono, ma visto che sono stato incapace di trasferire da Android ad iPhone, a questo punto vi lascio il video registrato sempre dallo schermo. In lontananza non è molto dettagliato, ma quando ci avviciniamo i dettagli sono comunque impressionanti. Considerate che tutte le riprese sono state prese al buio, E comunque anche in questa modalità, secondo me, i fantasmi, se ci sono, li vedete tutti. Ora, perché è interessante per chi va nei boschi, per chi va a pesca, per chi va a caccia, quando non volete farvi mettere la luce nell'acqua perché le spigole lo vedono, oppure perché se nella foresta non volete farvi sgamare dagli amici di Softair, accendete queste due lucine e vi assicuro che si vede benissimo e il dettaglio è anche incredibile a buio completo. Allora, come vedete, non ho il telefono in mano perché è il telefono che sta registrando questo video, considerato ovviamente che la luce non è naturale e deriva solo da, diciamo, dei faretti che sono al lato. Ora, Eva fa l'ingrandimento, diciamo, di questa meravigliosissima esca color raw fish. Venga, venga, signorina, si avvicini. Ora, per carità, non sono sicuramente le riprese di un cellulare da 1500 euro, però il dettaglio è davvero impressionante e anche i colori sono venuti molto bene. Devo dire che forse le riprese con la luce naturale all'aria aperta sono sicuramente migliori, però anche in questo caso, quindi con luce non naturale, quindi condizioni non ideali, il dettaglio si vede e il soggetto è anche bellissimo. Ora vi lascio le immagini nude e crude, così le potete giudicare voi senza alcun tipo di filtro. Ora, ragazzi, io spero di avervi fatto un video degno del miglior Galeazzi. È ovvio che sul punto di vista tecnologico bisognerebbe studiarselo un bel po'. Io vi dico solo che la difficoltà più grande sarà quella di esportare, diciamo, le foto, i file da Android a Mac. Cioè, impazzirò completamente per farlo. Come vedete, diciamo, il telefono è abbastanza semplice da utilizzare, un po' pesantuccio, ma proprio perché ovviamente non potevo metterci la batteria così grande e tutta, diciamo, questa copertura che lo rende sostanzialmente resistente agli urti. È ovvio che tutto ha un costo e in questo caso lo paghiamo col peso.
Vi lascio il link in descrizione col codice sconto. Se qualcuno di voi magari ha utilizzato telefoni dell'azienda, scrivetelo nei commenti, aiutiamoci a capirlo. Secondo me è un video simpatico, però, per farvi conoscere un prodotto che per gli amanti dell'outdoor o per i casinisti come me, secondo me va benissimo. Vi racconto una piccola storia. Stavo pescando le spigole e avevo nei water il telefono. Dovevo saltare una scogliera, allora dico, ce la faccio, non ce la faccio, ce la faccio, non ce la faccio, prendo male le misure, cado completamente nell'acqua, riuscendo a salvare solo ovviamente il mulinello, e camminavo così solo con le braccia di fuori, sono riuscito ad uscire, ovviamente ho bruciato il cellulare, senza che, lo dico, magari se avessi avuto questo non sarebbe successo. Se il video vi è piaciuto un like, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, scrivete nei commenti se lo usate, per cosa lo utilizzeresti, magari se avete idee, vi utilizzo la videocamera termica, andiamo a fare qualche esplorazione notturna.